Ciao a tutti ragazzi, io sono Zosai e siamo qui in questo nuovissimo video dove andremo a vedere la storia dell'iPhone dal primo all'ultimo, ragazzi. Ok ragazzi, vedremo tutto in questo video. Ciao. Ok ragazzi, ci siamo, adesso andiamo con iPhone 2G, questo. $599. 2 megapixel, storage 4 MB 816, poi display 3.5. Vi dico solo che per adesso, per uno normale, già l'iPhone SE è un 4 pollici, iPhone SE, uno dei modelli quasi del 5, ed è già molto piccolo. Poi c'è qui, ci sono dei simboli strani. 2007, Apple ha inventato lo smartphone. Cioè, comunque, quanto è spesso? 3G, $199, non è da Apple. 8 giga, 2008 questo. 3GS, 199, di nuovo. 816, 32, già qui iniziamo a 3 megapixel. iPhone 4, che è molto bello, secondo me. $199. 7 giugno 2010, 3.5 pollici di nuovo, 5 megapixel, 4S, $199, 8 megapixel, 14 ottobre 2011, iPhone 5 2012, Lightning Connection è il primo perché gli altri avevano quella porta, diciamo, più grande che si vede anche negli iPad vecchi. 5S, già lì c'è il Touch ID e slow-mo video. iPhone 5C, che io ho avuto quello verde, che è 2016, 4 pollici, anche lì adesso è un po' piccolo, però è sempre bello. iPhone 6 Retina HD display, primo smartphone. E già qui siamo nel 2014, ragazzi. 8 megapixel, già 4.5. Qui iPhone 6, settembre, l'hanno presentato assieme. 5.5 pollici, 8 megapixel. 1664x128, si inizia già a carburare con la memoria. Il kit 3D Touch. 4.7, 12 megapixel, iPhone 6S Plus 5.5, settembre 2015, 12 megapixel, fotocamera, e qui 16, 32, 64 e 128, iPhone SE, 4 pollici infatti come dicevo, ma se fanno il mattoncino col SEX è una bomba. È una bomba. iPhone 7 che dovrebbe essere resistente all'acqua, poi c'è stereo audio, 12 megapixel, 4.7 pollici. iPhone 7 Plus che è già un bestione. Un LED 5.5 2017, no, 2016. iPhone 8 che io ho 74.256, 4.7 di pollici, fotocamera frontale 7 megapixel, 12 megapixel, quella posteriore, 5.5 pollici per l'iPhone 8 Plus, c'è già ovviamente la ricarica wireless, iPhone X, 5.8 di display, 12 megapixel della camera posteriore, sede della camera col Face ID, A12 XS 5.8. Comunque, secondo me è una cosa assurda che mettono la memoria a 512 giga, ma anche 256. Come fai a riempire un telefono 256 giga? Ditemelo voi se secondo voi è una cosa che serve. Secondo me non serve proprio, eh.
lì non si capisce niente. E poi questo è l'ultimo con 208 grammi, una bomba rispetto agli altri. 6,5 pollici, che è più grosso del mio Redmi. E niente, questo ha l'iPhone XR, secondo me migliore tra quelli che hanno fatto uscire a settembre del 2018. 6,1 pollici, che già è la metà. Ed eccoli qua, tutti gli iPhone 2G, 3G, 3GS, poi già 4, 4S, 5, 5C, 5S, no, ho sbagliato qualcosa, vabbè ragazzi, non ci siamo, forse 2G, 3G, 3GS. Non lo so, sarà sempre un mistero. Vabbè, comunque gli ultimi si vedono che sono di un'altra qualità. Ok ragazzi, per me il video può finire qui. E niente. E ci becchiamo a un prossimo video. Ditemi voi qua sotto nei commenti cosa fare, partire con nuove serie. E ditemi voi se comprerete o FIFA o FIFA 20 o PES 2020. Per la questione del Piemonte Calcio. Ok ragazzi, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.